L'uovo di Pasqua è servito per gli 11.393 abruzzesi che hanno richiesto il reddito di cittadinanza entro il 31 marzo, a fronte delle 16.454 domande pervenute all'INPS regionale nella prima tornata di richieste. 4.889 sono invece le istanze respinte in Abruzzo, vale a dire una percentuale sensibilmente più alta rispetto al dato nazionale, mentre 172 sono le domande che avranno bisogno di un'ulteriore istruttoria per essere accolte o respinte. Numeri alla mano. Secondo i dati forniti dall'INPS Abruzzo, dalla provincia di Chieti è pervenuto il maggior numero di istanze, ma è Pescara la provincia con il numero più alto di domande accolte, ben 3.252, seguite dalle 3.093 di Chieti, 2.745 dell'Aquila e 2.303 di Teramo. E così, dopo il tanto atteso messaggino che avvisava i richiedenti di essere effettivamente beneficiari del reddito, sono iniziate le file agli sportelli postali per il ritiro delle carte con gli importi caricati, tra le polemiche di chi si aspettava qualcosa in più e chi invece si è detto felicemente soddisfatto di scartare un uovo di Pasqua con la sorpresa di un reddito di cittadinanza. Scusi, lei è stato chiamato per ritirare la card con il reddito di cittadinanza? Sì. E sa oggi. di quanto le è stata caricata? Di 540 euro. È soddisfatto o si aspettava qualcosa in più? No, sono soddisfatto. Finalmente, dopo tanti anni, visto che avevano dato solamente un po' di con il REI, che è il reddito di inclusione, adesso hanno dato di più per i bisognosi e chi ha problemi di soldi, no? Signora, lei ha fatto domanda per il reddito di cittadinanza alle poste e non al CAF, ed è il motivo per cui l'abbiamo vista uscire dall'ufficio postale. Io ho fatto la domanda a oggi, però non ho ancora ricevuto il via, come si dice, la risposta dell'INPS. risposta dell'INPS. Ecco, questo è. Quindi dovrà ancora aspettare. O magari non sono rientrata nel numero che loro hanno in questo momento a disposizione. Card ce la deve ancora consegnare, cioè ci dovrà chiamare, ci mandano un messaggio per sapere se lei ci può fare. Ok, quindi è per lei la domanda. Sì, per me. Quindi sarà una Pasqua, una bella sorpresa nell'uovo di Pasqua, possiamo dire, questo reddito di cittadinanza. Sarà un'ottima sorpresa perché sono tanti anni che io aspettavo fortemente questo sussidio. Per me e la mia famiglia, dopo anni di sofferenze, sarà sicuramente una Pasqua con l'uovo pieno di affetto e di amore per i 5 Stelle.